motivo è per il vuole farti vergognare. Quando punta il dito così su di te, è perché vuole una certa e specifica reazione da parte tua. Sa bene che lo fa per portarti nell'oscurità, nella negatività, nel fango insieme a lui o a lei, perché lì è la sua zona di comfort. Il quinto motivo invece è perché ha una natura conflittuale. Al narcisista piace combattere, piace la competizione, il gioco a qualsiasi costo. Importante che in gioco è la tua autostima, importante che in gioco è il tuo benessere mentale, emotivo, e loro giocano per vincere, dicono bugie, dicono fesserie, calpestano i cadaveri pur di vincere quella discussione, pur di vincere quella lotta. Hanno un grande senso di prepotenza, di superiorità, e hanno bisogno di tirare in gioco qualcuno per dimostrarsi superiori, per dimostrarsi forti, potenti. Sono privi di empatia e non si fanno problemi per mentire, non si fanno problemi per distorcere la realtà, non si fanno problemi per omettere appositamente certe cose, non si fanno problemi per manipolare gli altri contro di te, per attivare le campagne diffamatorie, per, non so, manipolare i piccoli servili contro di te. Non si fanno alcun problema, sanno benissimo che impatto hanno le loro bugie, i loro comportamenti tossici su di te. Perciò quando mi chiedete, Michela, ma loro si rendono conto, sono consapevoli?